Buonasera a tutti, sono Deborah Diso dell'Associazione Respiriamo Insieme che dal 2014 è al fianco delle persone con patologie respiratorie croniche e ci occupiamo quindi di dare sostegno e ascolto e voce ai nostri pazienti. Noi ci occupiamo anche dal 2014 di patologie respiratorie, ma anche più recentemente di patologie rare del polmone. Siamo qui stasera perché ci dedicheremo ad una patologia molto importante, molto impattante, che è la BPCO, una patologia che conta 3 milioni e mezzo di persone in Italia che sono affetti da questo tipo di patologia che è la BPCO e quindi con un effetto molto impattante anche per la qualità di vita di questi pazienti. E quindi questo è il motivo di questo evento di sensibilizzazione di stasera. Noi vi segnaliamo anche un'altra iniziativa che è la BPCO Zero Week, che è su scala nazionale e che coinvolge circa 40 centri specialistici per garantire visite gratuite a tutti i pazienti che desiderano approfondire meglio la diagnosi, ma anche avere un ventaglio rispetto a quelle che sono le possibilità di cura della BPCO. E questo lo fa in collaborazione con l'Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, che ha voluto con noi stasera sensibilizzare i pazienti su questa importante iniziativa e quindi dedicare questo approfondimento. Non vedo con noi collegato il professor Salvatore D'Antonio, quindi andiamo direttamente ai nostri due esperti. Quindi partiamo con gli esperti dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, con cui l'Associazione Respiriamo Insieme è accreditata. La struttura complessa di direzione ospedaliera, malattie dell'apparato respiratorio che è diretta dal dottor Balbo e che affronta problematiche pneumologiche acute croniche, prevalentemente dell'iter diagnostico e terapeutico delle malattie pneumologiche ostruttive, neoplastiche, infettive, infiammatorie dell'età adulta. Quindi è un piacere per me presentarvi il primo dei due esperti che ci guideranno in questa opportunità di conoscenza della patologia, fornendoci importanti informazioni sui trattamenti che sono esistenti, anche di tipo non farmacologico per la cura della BPCO. E quindi è con grande piacere ed è con noi la dottoressa Elena Parracchini, che lavora presso l'Ospedale Maggiore della Carità, dove si occupa prevalentemente di pazienti affetti da asma grave, insieme alla collega Sarcoli, che salutiamo caramente, e di pazienti affetti da BPCO severa. Quindi benvenuta, dottoressa, grazie di aver accettato il nostro invito. Lascio a lei la parola. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti per essere qua questa sera, in questo orario pre-cena, per ascoltare queste brevi relazioni mie e del mio primario, il dottor Balbo, riguardo dei trattamenti che non sono i classici trattamenti farmacologici, ma sono delle chicche, possiamo chiamarle così, delle strutture non soltanto nostre, ma anche del territorio piemontese con le quali collaboriamo. Questa sera appunto ci hanno chiesto un pochettino di dare due informazioni di massima su quella che è questa patologia di cui appunto è stata già fatta un'introduzione. È una patologia respiratoria che si chiama broncopneumopatia cronica ostruttiva, che è caratterizzata proprio da un'ostruzione che non è reversibile con dei farmaci broncodilatatori delle vie aeree. Cosa vuol dire? Le vie aeree sono le strade che portano l'aria ai nostri polmoni. Da una strada grossa che è la trachea si passa a strade sempre più piccole per arrivare ai bronchioli e poi agli alveoli polmonari dove avvengono gli scambi. Le cause prevalenti della BPCO sono il fumo di sigaretta, l'inquinamento ed eventualmente la presenza di deficit genetici. In alcuni pazienti si trovano questi deficit genetici che portano a una severa ostruzione e a un quadro di enfisema alla cactorace. Tendenzialmente sono pazienti giovani che manifestano questa problematica ostruttiva dovuta a deficit genetici. Come ce ne accorgiamo e come facciamo poi diagnosi di BPCO? Tramite una spirometria. La spirometria è un esame che apparentemente tanti dicono è semplice, in realtà non lo è perché è complessa per noi valutarla, perché sono molti i parametri che andiamo a valutare nella spirometria e per il paziente eseguirla. La prima volta uno rimane un attimo
spiazzato dall'operatore che gli tappa il naso, gli fa tenere un boccaglio in bocca, lo chiude magari dentro una cabina pressurizzata. Quindi all'inizio il paziente può, ecco che è arrivato anche il dottor Balbo qui dietro a me, un esame non proprio semplicissimo all'inizio, ma i nostri pazienti che afferiscono al nostro centro sono pazienti ormai più che addestrati a fare l'esame, che hanno imparato all'inizio e che adesso periodicamente fanno i loro controlli. Avanti con la prossima slide. Okay. La terapia farmacologica è il primo step su questi pazienti dopo aver fatto la diagnosi. Viene calibrata sempre in base ai sintomi del paziente e alla gravità dell'ostruzione. Perché poniamo attenzione ai sintomi del paziente? Perché io da medico posso anche valutare la gravità dell'ostruzione, quindi la severità della malattia, sulla spirometria, ma poi è il paziente che ci deve vivere con la malattia, quindi dobbiamo anche scendere a dei compromessi e capire quali sono le sue reali necessità e cercare di venire incontro con le armi che abbiamo. Le armi che abbiamo da un punto di vista farmacologico sono dei farmaci disponibili e forniti al paziente tramite via inalatoria e sono farmaci a base di cortisonici, di beta agonisti e di antimuscarinici. Nel percorso del paziente con BPCO ci possono essere delle situazioni, a volte temporanee e a volte definitive, quando la BPCO diventa importante, in cui serve proprio inserire qualche cosa in più, che è l'ossigeno. L'ossigeno è per noi una benzina e non abbiamo un serbatoio come nelle macchine per poterci caricare in alcune ore della giornata e utilizzare poi, ma è una benzina che come entra esce, per cui quando a volte vi capita di vedere in giro per le strade o fermi ai bar dei pazienti che portano delle piccole cannuccine nel naso, sono dei pazienti supportati con ossigeno. Poi abbiamo delle terapie sostitutive nell'aspetto dei pazienti che manifestano questa ostruzione delle vie aeree correlata al dei deficit genetici, e abbiamo poi delle terapie da un punto di vista di farmaci per os, che sono gli inibitori a lunga durata della fosfodiesterasi 4, prescritti soltanto in alcuni centri, come ad esempio il nostro. Importante per il paziente affetto da questa malattia è il follow-up periodico, perché se il paziente, come diciamo noi in un gergo poco medico, ma sicuramente chiaro, sfugge, poi rischiamo di trovarcelo in pronto soccorso. Perché? Perché magari davanti a una riacutizzazione che poteva essere gestita in ambulatorio, intercettandolo prima nei vari controlli di follow-up impostati, ce lo troviamo in pronto soccorso perché il paziente o non è riuscito a prenotare, non è riuscito a venire, ha avuto altre problematiche di salute di altro genere, per cui non ha seguito il periodico follow-up, e l'abbiamo poi ritrovato in pronto soccorso in condizioni decisamente più gravi con magari necessità di ricovero. Data questa prima presentazione sulla malattia e su cose diciamo più generiche, passiamo un po' a quelle che sono appunto le indicazioni del trattamento non farmacologico alla BPCO. Andiamo avanti? Quindi le strategie alternative, o meglio, più che alternative, sono delle strategie che vanno a braccetto con la terapia farmacologica, perché sono delle terapie che aiutano e che subentrano come tipologia quando il paziente ha raggiunto delle gravità di malattia tali per cui, con quanto detto prima, non si riesce ad avere un beneficio sui sintomi. Sono la riduzione di volume polmonare, la reoplastica, di cui parlerà il dottor Balbo più tardi, il trapianto polmonare e l'aspetto della riabilitazione, di cui vi accenderò io un po' di informazioni. Andiamo avanti. Il trapianto polmonare. Il trapianto polmonare che cos'è? Quando si parla di trapianto tutti i pazienti si spaventano, e lo capisco, perché è sostituire un organo con un altro. Quindi il primo impatto, quando noi valutando i nostri pazienti nei vari controlli di follow-up ci accorgiamo che non abbiamo più margine di trattamento per dare al paziente beneficio, dobbiamo fare questo discorso al paziente, parlare serenamente col paziente e spiegare quello che è un percorso che nella malattia di cui è affetto è all'interno dei trattamenti.
Andiamo avanti. La prossima slide. Ok, ecco, indicazioni al trapianto. Il trapianto d'organo, nel caso del polmone, vedete che sulla prima riga ho segnato in rosso BPCO, prevalentemente di impronta enfisematosa, ma altre sono le indicazioni al trapianto polmonare. Sono tutte malattie che correlano con problematiche respiratorie, di cui però in questa sede non è il caso di discutere, di approfondire. Quando si parla di trapianto, si parla di un centro trapianti. Novara non è un centro trapianti per l'aspetto polmonare. Per il Piemonte, il centro trapianti di riferimento è Torino, con i quali collaboriamo e ci sentiamo molto spesso, in quanto i pazienti che noi identifichiamo per inviare una valutazione trapianto, poi sono pazienti che gestiamo insieme, voi anche per le distanze, essendo il Piemonte una regione abbastanza ampia, con diverse vallate e quant'altro, il raggiungere sempre Torino potrebbe essere difficoltoso, per cui nel nostro caso collaboriamo insieme cercando di mantenere noi il paziente in follow-up. Andiamo avanti. Ok, per entrare in lista trapianto, che cosa vuol dire? Una volta che noi identifichiamo il paziente con una BPCO e diciamo ok, questo paziente ha un'indicazione ad andare a fare una valutazione per l'aspetto trapiantologico, già ci poniamo alcune domande, perché sappiamo che purtroppo, essendo il trapianto un tolgo l'organo malato e ne metto un altro che arriva da un'altra persona deceduta, dobbiamo fare delle scelte basate su alcuni criteri. Sicuramente qua vedete segnalati in rosso alcuni di questi, ad esempio l'età, le condizioni di fumo. Abbiamo diversi pazienti BPCO che purtroppo, nonostante la BPCO sia portata dal fumo e noi tra le prime indicazioni che diamo al paziente quella di smettere di fumare, ahimè, qualcuno continua a perseverare in questa abitudine. E il continuare a fumare è una controindicazione all'andare a trapianto, perché non sarebbe corretto dare un organo a un paziente che non rispetta tante regole. E quando noi diciamo che questo paziente ha tutti i criteri per essere inserito, lo mandiamo a trapianto. Quando notiamo alcuni parametri dell'esame spirometrico, è per quello che all'inizio vi citavo la spirometria come un esame fondamentale per la diagnosi, ma poi per i controlli nei vari follow-up ambulatoriali, perché ci permette di valutare quando determinati valori scendono al di sotto di alcuni cutoff che sono importantissimi per l'aspetto trapiantologico. E i vari parametri che noi raccogliamo ad ogni visita ambulatoriale del paziente che ha indicazione al trapianto, facciamo uno score e da questo score capiamo qual è la percentuale di probabilità di decesso del paziente nei 5 anni successivi. Più è alta, più l'indicazione all'aspetto trapiantologico è presente. Andiamo avanti. Avevo citato prima il nostro centro come un centro non trapiantologico, ma come un centro di follow-up e di collaborazione con il centro trapianti di Torino. Perché? Perché nell'ambito del trapianto noi abbiamo un team che lavora, non c'è soltanto il paziente in sé, ma c'è tutta la famiglia del paziente che viene coinvolta. Perché? Perché la famiglia per prima deve essere all'alert a ogni piccola problematica che possa insorgere e deve essere pronta a tutelare il paziente il più possibile. Faccio un esempio stupido: se il paziente così fragile e in vista trapianto è un paziente che deve evitare il più possibile di prendersi infezioni, anche la semplice influenza o la semplice virosi attaccata da eventuali figli o nipoti. Quindi è giusto discutere con la famiglia e parlare con la famiglia proprio anche di questi aspetti di attenzione che devono avere in casa per riuscire a tutelare la vita del paziente fragile e la possibilità di donargli questo trapianto, perché ci sono delle situazioni in cui purtroppo se i pazienti affetti da alcuni ambiti infettivi nel momento in cui arriva l'organo, insomma, si ha un po' di difficoltà a trapiantare un paziente infetto.
E poi c'è tutto un gruppo di specialisti, un gruppo di specialisti che prevede, oltre al chirurgo che tecnicamente esegue il trapianto, anche il rianimatore e l'anestesista, il terapista della riabilitazione, quindi il gruppo di fisioterapisti che prendono il paziente sia prima per quanto riguarda il mantenimento di una buona condizione generale del paziente, sia dopo, perché noi andiamo ad aprire il torace e quindi poi, come ogni tipo di intervento, ha bisogno di una riabilitazione per rimettersi in sesto. Ma anche il cardiologo, perché all'interno del torace abbiamo il cuore e lavora insieme ai polmoni. Lo psicologo, non è facile gestire l'aspetto trapiantologico, perché i miei organi vengono tolti e ne mettono organi di qualcun altro. Quindi anche psicologicamente non è facile affrontare questi tipi di percorsi, ed è per questo che abbiamo anche lo psicologo che ci assiste, l'assistente sociale qualora ci fossero delle situazioni di necessità, così anche noi pneumologi che teniamo il follow up del paziente. Andiamo avanti. Ecco, quando noi inviamo i pazienti a Torino per la valutazione del trapianto, forniamo già un elenco di esami che servono ai nostri colleghi trapiantologi. Perché? Perché il paziente deve essere, come dico io in gergo non medico, ribaltato come un calzino, nel senso che bisogna escludere qualsiasi altra problematica che possa andare a inficiare il trapianto. Faccio un esempio stupidissimo: fare la panoramica dei denti. Uno dice: cosa sarà mai? E no, la panoramica dei denti è importante, perché se io ho dei germi, perché ho degli ascessi che non ho trattato, o ho delle problematiche di parodontopatia, queste devono essere trattate prima dell'aspetto trapiantologico, perché qualsiasi germe nella bocca, in caso di trapianto e di tutti i farmaci che ci sono per gestire l'aspetto trapiantologico, scende e poi abbiamo problemi seri di infezione. Quindi l'elenco degli esami a cui il paziente si deve sottoporre prima dell'immissione in lista per valutare se effettivamente è tutto a posto sono numerosi. E anche in questo seguiamo i pazienti passo a passo per permettere a loro di eseguire più facilmente alcuni esami vicino alla propria sede di domicilio, proprio per quanto detto prima, che raccogliamo pazienti anche che arrivano dalle nostre vallate, quindi a 70-80 km da Novara e ancora di più da Torino, e tenendoli sotto controllo nel periodo in cui il paziente è in lista trapianto. Andiamo avanti? Ok, il paziente è stato definito idoneo, non abbiamo trovato nulla agli esami di particolare, ha la problematica respiratoria e viene messo in lista trapianto. Parte l'attivazione del tutto. Cosa dobbiamo fare noi e cosa deve fare il paziente? Il paziente rimane affidato al centro trapiantologico, come ho scritto qua tra virgolette, per ogni cosa. Io dico sempre al paziente che il centro trapianti diventa una seconda mamma, quindi qualcuno a cui riferire tutto. Perché? Perché sono tante le cose che possono subentrare mentre si aspetta l'organo, non soltanto un aspetto infettivo, quindi più prettamente nostro medico, ma anche un aspetto psicologico, ed è giusto segnalarlo a noi, se facciamo noi come riferimento nel frattempo, oppure segnalarlo direttamente al centro trapianti. E il medico cosa dovrà fare? Tenere sotto controllo tutto, quindi effettuare gli esami in modo cadenziato, in modo che non sfugga niente, nulla di ciò che era negativo diventi positivo nel tempo, perché qualcosa può sempre subentrare, e far sì che il paziente abbia la possibilità anche di mantenere un buon trofismo muscolare, una buona mobilità articolare. Andiamo avanti. La chiamata è quella cosa che fa veramente saltare nel letto. Perché? Perché la chiamata spesso e volentieri è di notte. È una telefonata che viene fatta dal centro trapianti, ai numeri di telefono di solito se ne lasciano tre al centro trapianti, che dicono: oh, ragazzi, abbiamo un organo compatibile, venite. Vuol dire raggiungere il centro trapianti entro 4 ore dalla telefonata. Quando si è poi all'arrivo in ospedale ci saranno da rieffettuare diversi esami, riconfermare la volontà di affrontare questo tipo di trapianti, e quindi la chiamata è sempre quella cosa che
un po' destabilizza perché dice: oddio, è arrivato il momento, oddio, è arrivato il momento, facciamolo, ecco, andiamo e affrontiamo quello che c'è da affrontare. Poi le discussioni si possono tranquillamente fare quando si arriva al centro trapianti, se ci sono delle incertezze, delle insicurezze, delle perplessità, però si parte e si va. Andiamo avanti? L'organo. Ecco, qui ho messo un'immagine magari un po' forte di un organo di un color carbone. Sì, a volte gli organi sono degli organi idonei oppure non idonei. Allora, questa è la valutazione che fa il centro trapianti dopo che vi ha chiamato perché ha fatto i primi accertamenti. Nel frattempo dell'arrivo del paziente in ospedale fanno la valutazione dell'organo espiantato e da reimpiantare nel paziente in attesa. In questi casi ci sono gli organi definiti idonei, altri non idonei, e in alcuni casi ci sono quelli che vengono definiti organi a rischio, con un rischio trascurabile in alcune cose, ad esempio una pregressa neoplasia, una neoplasia mammaria di 20 anni prima ha una probabilità di avere cellule metastatiche nell'organo che poi viene donato bassa, però il paziente che riceve deve decidere se affrontare o meno questo rischio. Rischio accettabile o rischio inaccettabile. Andiamo avanti? Ok, quindi viene fatto il controllo sull'organo donato e su tutte le caratteristiche del donatore e sul ricevente. Il ricevente sappiamo chi è perché è il nostro paziente e l'abbiamo screenato in tutto e per tutto. Il trapianto nel paziente con BPCO enfisematosa deve essere un trapianto di entrambi i polmoni. Perché? Perché se noi manteniamo in sede un polmone, questo polmone va un po' ad allargarsi e a sbilanciare le dinamiche di meccanica del torace. Perché per quanto il nostro torace sia abbastanza espandibile e tutti noi proviamo a fare il respirone profondo vedendo che le nostre coste si aprono, si allargano, è comunque una gabbia semirigida, quindi dobbiamo anche cercare di mantenere delle dinamiche di stabilità all'interno del torace. Andiamo avanti. Ok, è andato bene. Il paziente è arrivato, l'organo andava bene, è stato fatto fisicamente il trapianto da parte del chirurgo. L'organo è a posto, di solito si fa un breve periodo in terapia intensiva, si cerca sempre di fare il più breve possibile in terapia intensiva, sperando che non compaiano complicanze. E appena si può, il paziente viene trasferito in un reparto medico, un reparto di pneumologia. Dopo un primo periodo, che di solito è di circa un mese, in un reparto di pneumologia, il paziente verrà indirizzato o direttamente a un ambito di dimissione al domicilio oppure a un percorso riabilitativo. Nel frattempo, in questo mese in cui il paziente è ricoverato in ambito pneumologico, verranno fatti diversi monitoraggi infettivologici, verrà fatto una prima stabilizzazione dei farmaci, perché purtroppo nel caso del trapianto di polmone soprattutto, il quantitativo di farmaci immunosoppressori è alto, importante, spesso si dice è una manciata a ogni volta che si deve fare la terapia, quindi più volte al giorno una manciata di pastiglie. I pazienti a volte nel tempo un po' si lamentano e chiedono se si può ridurre, si deve scendere un compromesso, ma sui farmaci immunosoppressivi non siamo tanto dell'opinione di scendere a compromessi. A distanza di un mese dal trapianto, se tutto è andato bene, si fa una broncoscopia con delle biopsie di monitoraggio, si monitora tutto l'aspetto infettivologico e se tutto va bene potrà rientrare a casa oppure, come dicevo, un percorso riabilitativo. Andiamo avanti, così che passiamo all'altro, un pochettino agli altri argomenti. Abbiamo parlato di un percorso riabilitativo in ambito intensivo presso alcune strutture dove le sedute di riabilitazione, non soltanto motoria, perché uno magari ha avuto un po' di allettamento nei primi giorni, ma anche della funzionalità della meccanica della gabbia respiratoria, di modo che si possa tornare a
espandere bene il torace, può essere fatto in strutture oppure in regime di day hospital, riferendosi al centro trapianti più volte in settimana nel day hospital specialistico dell'ambito trapiantologico. A casa, giustamente, il paziente come si deve comportare? Sicuramente seguire le indicazioni dei fisioterapisti sull'aspetto riabilitativo, perché deve essere quotidiano, non soltanto per quei 15-20 giorni in una struttura riabilitativa intensiva o tre volte a settimana in day hospital, ma anche prestare alcune attenzioni, come ad esempio evitare luoghi affollati. Non sto dicendo non andare a fare la spesa, però andare magari in orari in cui non è sovraffollato il supermercato e tenere la mascherina. Preferire il fare la doccia piuttosto che il bagno, perché l'acqua ristagnante, per quanto non sia ristagnante per tanto tempo, è sempre più a rischio. Per almeno il primo periodo non effettuare lavori di giardinaggio o di gestione degli animali domestici, quali possono essere gatti o cani, ma lasciare l'incombenza ad altri. Valutare bene l'aspetto dell'introito alimentare, cioè sono tutte piccole cose che sono però fondamentali per una buona riuscita del percorso. Andiamo avanti, così passiamo all'aspetto riabilitazione. Riabilitazione, l'abbiamo accennato e ne abbiamo cominciato a parlare nell'ambito trapiantologico, come intensiva in una struttura oppure come day hospital, ma riabilitazione in generale nel paziente affetto da BPCO è fondamentale. Perché? Perché si è proprio visto da dati di letteratura che porta a una riduzione della mortalità nei pazienti più gravi. Quali sono quelli più gravi? Sono i pazienti che hanno un ricovero ospedaliero per una riacutizzazione di PPCO. Cos'è sarebbe il meglio per questi pazienti? Il meglio sarebbe riuscire a passare a una struttura riabilitativa o direttamente di seguito alla dimissione, oppure entro 4 settimane dalla dimissione. Questo perché? Perché in questo modo qua abbiamo un programma di riallenamento e di rieducazione che permetta un miglioramento di quello che è l'affanno percepito del paziente, quindi la dispnea, una maggior tolleranza allo sforzo e di conseguenza una miglior qualità della vita. In tutto questo, che è quello che è il beneficio sul paziente, il beneficio per chi lavora in ospedale è che ci sono meno ricoveri ospedalieri per pazienti con riacutizzazioni di BPCO. Quindi è proprio un percorso a 360 gradi. Andiamo avanti. Perché quindi ne ho necessità? Andando un pochettino più nello specifico. Perché il paziente affetto da BPCO spesso ha una disfunzione della muscolatura scheletrica, è un paziente che cammina poco, che ha difficoltà ad espellere le secrezioni perché ha poca muscolatura anche a livello del torace, perde peso, ma perde peso non massa grassa, massa magra, e quindi questo porta a un decondizionamento. Che cosa fa la riabilitazione? Porta a un ricondizionamento della muscolatura scheletrica. Come possiamo ottenere un ricondizionamento della muscolatura scheletrica? Tramite diversi strumenti e diversi piani di esercizio che i fisioterapisti respiratori conoscono bene e che possono essere appunto attivati in ambito di ricovero oppure in ambito di day hospital o anche ambulatoriale presso i servizi di palestre delle nostre ASL piuttosto che dei nostri ospedali che fanno il servizio ambulatoriale. Tra gli strumenti che troviamo maggiormente in ambito riabilitativo e che possono anche essere gestiti in un ambito domestico volendo per continuare il percorso sono il cicloergometro, quella che viene chiamata ciclette in gergo un po' più comune, quello che è il treadmill, quindi il tappeto, che spesso tante persone hanno al domicilio, a fronte anche di questi ultimi anni dove la possibilità di uscire di casa è stata poca, e un altro esempio ancora più semplice, con ancora meno strumentazione, è la ginnastica calistenica, quindi degli esercizi che vengono fatti utilizzando delle strumentazioni veramente semplici, può essere una panca, può essere l'utilizzo di alcuni elastici di resistenze diverse, ma sono veramente delle strumentazioni che si trovano in molti negozi sportivi e che hanno dei costi più che fattibili per tutti. Andiamo avanti.
Perché stiamo spingendo sull'aspetto della muscolatura. Abbiamo parlato della muscolatura scheletrica, ma noi abbiamo dei muscoli fondamentali per l'aspetto respiratorio, che sono il diaframma in primis e tutta la muscolatura accessoria, cioè tutti quegli altri muscoli che aiutano il nostro torace nell'espandersi e nel retrarsi quando dobbiamo insufflare ed esufflare. Qui abbiamo ad esempio due radiografie che ho preso di alcuni pazienti affetti da una BPCO ormai severa. In questo caso, nella seconda immagine, l'immagine più bassa dove ci sono le due freccettine, andiamo a segnalare un diaframma che dovrebbe essere una bella cupola come quella della chiesa, che invece è un pochettino più bassa, è come se fosse un po' crollata questa cupola. Il fatto di avere il diaframma un po' schiacciato fa sì che il nostro torace non lavori al meglio, perché se è stato studiato il diaframma per essere una bella cupola, averla più schiacciata e più bassa non aiuta in modo adeguato un'espansione e un svuotamento della gabbia toracica adeguato per poter sfruttare al meglio i nostri polmoni. In più, che cosa abbiamo sempre nell'ambito della muscolatura? Noi servono i muscoli quando dobbiamo tossire, buttare fuori il nostro catarro. Qui c'è l'immagine dentro un barattolino del catarro tipico dei pazienti con BPCO severa. Ed è un catarro, come vedete, denso, di un colore giallo scuro marrone. Probabilmente è infetto questo catarro. Quindi l'avere una tosse ipovalida, quindi aver difficoltà a tossire, perché la muscolatura non ci aiuta a buttare fuori queste secrezioni, a, come si dice sempre al paziente quando vengono in visita, lei riesce a sputare fuori il catarro? No, non riesco, proprio non ce la faccio, sento che è lì il catarro ma non mi viene fuori. Perché? Perché la muscolatura non riesce a spingere, a creare un torchio sufficiente da buttare fuori il catarro. Quando però esce il catarro, chiedo di che colore è il catarro e mi dicono, ah, brutto dottoressa, di un colore giallo, denso, si vede proprio che ho fatto fatica a tirarlo fuori. Sì. E soprattutto quel sì vuol dire me lo tenga in un barattolino e lo mandi ad analizzare, perché se ci sono determinati germi bisognerà trattarli con gli antibiotici adeguati. Ok, andiamo avanti. Ecco, che cosa possiamo fare sull'aspetto di aiutare la muscolatura che permetta una espulsione più facile della tosse? Allora, tanti sono gli strumenti, anche questi sono strumenti che possono essere gestiti insieme al fisioterapista, scelti insieme al fisioterapista, proprio per cercare di trovare quello migliore per ogni paziente. Sicuramente quella che era il drenaggio posturale, già noto da tantissimi anni, quindi l'assumere posizioni diverse su un letto, su fianco destro, fianco sinistro, con la testa lievemente abbassata, sono tutte posizioni che aiutano il drenaggio meccanico delle secrezioni, ma anche l'aiuto del fisioterapista. Nell'immagine in basso trovate il fisioterapista, lo vedete che ha una mano alzata e uno sul torace del paziente, sta praticamente facendo le percussioni, come se fosse il paziente un tamburo. Non siamo cattivi e siamo specialisti per fare questo tipo di attività, creando delle vibrazioni sul torace, cerca di staccare le secrezioni più dense e più in periferia. E altri sono strumenti, vedete qua un bottiglione del vino, non spaventatevi, anche questa non è una cosa così strana, è un sistema artigianale ma sufficiente per riuscire a far sì che si vengano a creare delle vibrazioni all'interno del nostro torace per staccare le secrezioni, e si chiama Peppe bottiglia. Peppe perché dà una piccola pressione, perché nella bottiglia non intravedete il vino ma intravedete l'acqua, e in base ai centimetri d'acqua che noi mettiamo andiamo a creare delle pressioni nel nostro torace. Quindi questi sono soltanto alcuni degli esempi, però ci danno un'idea di come si possa lavorare sul mantenere pulito dalle secrezioni il nostro sistema respiratorio, che insieme all'aspetto della gestione della muscolatura e a un riallenamento della muscolatura sia scheletrica che dei muscoli respiratori aiuta il paziente nel pre-trapianto, nel paziente con BPCO in generale e nel post-trapianto. Quindi ha un'indicazione proprio a 360 gradi sulla malattia che è la BPCO che stiamo affrontando questa sera e in questa settimana.
L'ultima diapositiva è il ringraziamento a tutti voi che avete partecipato a questo incontro. Lascio la parola poi al dottor Balbo, che parlerà di altre due cose un po' particolari nell'ambito del trattamento della DCO, soprattutto della DCO severa. E ringrazio le associazioni che in questa settimana si sono praticate ancora per l'aspetto della DCO seropubblica. Un po' il ringraziamento che vorrei fare a tutti gli organizzatori, perché sicuramente a livello nazionale non è stata una cosa semplice da organizzare tutto in una settimana su tutta la nazione, quindi ringrazio tutti. Grazie dottoressa Panacchini, grazie di questa relazione che ha illustrato, quindi ci aiuta a conoscere meglio le caratteristiche della BPCO, ma anche dei trattamenti farmacologici, non farmacologici, e anche di alcune cose particolari come il trapianto del polmone e del ruolo fondamentale che ha il paziente, ma anche la famiglia del paziente, e a volte, laddove ci sono situazioni difficili, decisioni da prendere importanti, anche perché no, l'aiuto di alcuni esperti esterni come l'assistenza sociale e lo psicologo. Quindi grazie. Io vedo in chat che arrivano già delle domande, quindi invito chi ci sta seguendo, i nostri ascoltatori, a seguirci fino al termine delle relazioni, perché poi i nostri esperti risponderanno alle domande. Vedo collegato il presidente, il professor D'Antonio, e il presidente dell'Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, che ringraziamo. Benvenuto, professore. Grazie a voi. Ecco, chiediamo il suo contributo, soprattutto in relazione ad un'iniziativa importante che c'è proprio in questi giorni, che è la BPCO Zero Week. Io mi sono dimenticata di darvi, forse in fase iniziale, il numero a cui potete chiamare per prenotare una visita specialistica gratuita all'800-62-8989 per avere una visita gratuita che vi spiegherà meglio, quindi, non solo le caratteristiche della patologia, ma anche tutte le possibilità terapeutiche. Ma lascio la parola al professor D'Antonio, che ci illustra meglio questa importante iniziativa. A lei. Sì, grazie a tutti e complimenti per questa iniziativa. Il discorso della BPCO è un discorso particolarmente importante, sta assumendo sempre più importanza negli ultimi anni, per fortuna, importanza nel senso che c'è più sensibilità, è una patologia che interessa in Italia dai 3 ai 6 milioni di persone, di pazienti che spesso sono inconsapevoli del loro stato di malattia. E quindi ci sono tutte queste iniziative che appunto hanno lo scopo di sensibilizzare i pazienti in una corretta gestione. Questa iniziativa, appunto Zero Week, non si rivolge tanto nei soggetti che non hanno ancora fatto diagnosi, ma si rivolge a quei soggetti che, pur avendo una diagnosi di BPCO, magari l'hanno un po' trascurato, non sono corretti nella gestione terapeutica e quindi vanno un po' incoraggiati, rimessi in carreggiata. Prima ho sentito anche un po' di ritardo, me ne scuso, la bellissima relazione della dottoressa, appunto, in cui si ribadiva l'importanza della riabilitazione respiratoria. La riabilitazione respiratoria è uno dei pilastri della gestione del paziente. Ricordo che la nostra associazione ha realizzato dei filmati, dei webinar che sono a disposizione di tutti, che sono appunto sulla nostra piattaforma YouTube, dove appunto ci sono questi esercizi di riabilitazione respiratoria che possono essere fatti semplicemente da casa. Ecco, appunto la dottoressa accennava all'importanza di cercare di non infettarsi. E bisogna dire chiaramente che spesso la gestione di questa patologia ha delle criticità. Proprio andare in un reparto di riabilitazione respiratoria a fare profondi atti di respiro insieme ad altri può determinare dei problemi. Quindi ben venga una possibilità di fare nel proprio domicilio in sicurezza, e in cui appunto sotto la guida, anche se a distanza, anche se appunto con un filmato, ma sono esercizi semplici che riescono appunto a soprattutto a disostruire l'albero bronchiale, alla rimozione delle secrezioni. Le secrezioni sono fondamentali nella
la dottoressa faceva vedere un espettorato classico di un paziente di PCO. Io ricordo la triade di Antonissen, in cui appunto si raccomanda il ricorso ad una terapia semplicemente se il paziente ha un aumento dell'espettorato, semplicemente se il paziente ha una variazione di consistenza dell'espettorato e soprattutto se il paziente ha un viraggio di colore dell'espettorato. Basta una di queste caratteristiche, indipendentemente dal rialzo febbrile, per autorizzare una terapia ad ampio spettro per questi pazienti che sono estremamente delicati e che possono appunto fare delle diapositazioni molto importanti. Quindi è la cosa estremamente importante. Prima si parlava di trapianto di polmone. Il trapianto di polmone è importante, ma ricordo che mentre per i trapianti di cuore, di reni, si trapianta un organo che poi viene escluso dall'ambiente esterno, il trapianto di polmone è particolarmente delicato perché si trapianta un organo che poi è sottoposto all'ambiente esterno più volte al minuto con gli atti del respiro, quindi importantissima una terapia di protezione e soprattutto una terapia che tenga conto che bisogna usare dei farmaci che riducono le difese per evitare il rigetto. Quindi tutta una problematica in cui la gestione domiciliare di questi pazienti è particolarmente importante e particolarmente delicata. Grazie professore, grazie del suo intervento. Ora passiamo la parola al dottor Pier Emilio Balbo, che dal 2014 dirige la struttura complessa malattie dell'apparato respiratorio dell'ospedale di Novara e presidente regionale dell'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri AIPO. Buonasera dottore, dottor Balbo. Buonasera. Il mio intervento è minato alle fondamenta perché non riusciamo a caricare le slide, le diapositive. Eccole, le vediamo però. Voi le vedete? Sì, sì. Le vediamo, dottore. Le vedete, quindi siamo riusciti perché abbiamo dovuto togliere dei film che eventualmente strada facendo nella presentazione, se la Simona Barbaglia, la presidente dell'associazione che ci ha invitato e ha patrocinato questo evento, riuscirà a mandarle in onda. Ricordiamo un evento realizzato da Respiriamo Insieme con l'associazione BPCO. Associazione Italiana Pazienti BPCO, quindi in collaborazione, network. Perfetto, allora tante cose sono già state dette dalla dottoressa Paracchini e come avete visto il fronte del paziente affetto dalla BPCO è un fronte assai vario nella sua realtà. Abbiamo dei fenotipi, per dir così, delle tipologie di pazienti prevalentemente bronchitici cronici, abbiamo dei pazienti prevalentemente enfisematosi e avete già capito quanto questi due mondi in parte divergano. In alcuni bisogna lavorare sulla difficoltà respiratoria, in altri in particolare sulla tosse produttiva. Ma è evidente che, essendo questo un mondo non dicotomico fra estremi di malattia, laddove possono coabitare diverse tipologie di pazienti, avremo per esempio dei pazienti che hanno difficoltà respiratoria e tosse, più o meno efficace nell'espulsione di un catarro, le cui caratteristiche avete già sentito descritte. Superata la possibilità quindi di trattare congruamente un paziente con trattamento farmacologico e riabilitativo e prima di pensare per un paziente critico di arrivare al trapianto polmonare, una delle possibilità fornite dall'evoluzione della tecnologia in campo endoscopico è quella di provare a capire
se ci siano spazio per interventi che sono sì cruenti, ma non tanto cruenti quanto gli interventi chirurgici, che possano ridare qualità di vita o ridurre quella sintomatologia che per il paziente affetto da BPCO, voi sapete, è ingravescente. E pertanto io andrei adesso sulle mie slide. E laddove alcuni concetti che sono alla base del tentativo di ridare una meccanica congrua a questi pazienti, soprattutto in quei pazienti affetti da enfisema. Che cos'è l'enfisema? È una distruzione della normale architettura alveolare che riduce quindi la superficie di scambio e quindi peggiora lo scambio dei gas e che, guarda caso, alcune volte è più caratteristica, più localizzata in alcuni distretti rispetto ad altri. Questi distretti, che sono iperdistesi, sacrificano il funzionamento di distretti contigui che sono più sani, più normali. Quindi questa logica di mors tua vita mea è quella condizione nella quale noi cerchiamo di intervenire per evitare questo circolo vizioso che è rappresentato a volte come un cerchio, una spirale, dove a cagione della fatica respiratoria il paziente riduce l'attività, perde di allenamento. L'allenamento è quella situazione favorevole che in qualche modo riduce la dispnea, che qui invece aumenta a cagione della riduzione dell'attività, ma se vivere è a lungo, più o meno a lungo, significa muoversi, la vita è movimento, laddove questo non venga garantito, lo spettro della morte è assai vicino. È rappresentato anche questa progressiva perdita di funzione come una scala in discesa, dove man mano che si rinuncia all'attività fisica aumenta il rischio di morte. Quindi l'obiettivo della riduzione di volume, cioè del sacrificio che vorremmo in qualche modo a carico di lobi, in questo caso lobo superiore, per favorire una riespansione e quindi un funzionamento più o meno normale del lobo residuo, è quello di ridurre eminentemente la dispnea. Riducendo la difficoltà respiratoria, il paziente si muove di più e, muovendosi di più, allontana da sé il più a lungo possibile lo spettro della morte. Le mosse per questo intervento, che oggi viene eminentemente e quasi in tutti i centri nazionali effettuato per via endoscopica, le mosse sono state prese in realtà da un approccio chirurgico che risale al 2003 attraverso uno studio che è diventato per noi una sorta di Bibbia, laddove il chirurgo sacrificava aree di polmone non funzionante per favorire il funzionamento corretto del polmone o del lobo o dei lobi residui. E l'intervento era un intervento che dimostrava, non solo a breve ma anche nei 24 ore successivi, alcune peculiarità, e cioè la capacità di migliorare l'esercizio che il paziente era in grado di fare prima dell'intervento, migliorava l'intervento la qualità di vita associata allo stato di salute, migliorava la capacità del paziente di svolgere un test del cammino, che come voi sapete è un test che noi facciamo regolarmente per capire qual è la capacità del paziente di vivere la sua vita nella quotidianità. Riesco o non riesco ad andare a prendere il giornale, riesco o non riesco ad andare a fare la spesa, quanti metri io posso fare in un'unità di tempo che convenzionalmente sono i 6 minuti.
e per in alcuni pazienti addirittura questo intervento non solo di questo era capace, ma era capace anche di migliorare la sopravvivenza in alcuni sottogruppi. In alcuni pazienti poi c'era anche la capacità di ridurre la limitazione al flusso che è tipica del paziente affetto da malattia ostruttiva, e tutta questa queste modifiche venivano in qualche modo intercettate con gli esami di funzionalità respiratoria. Il chirurgo interveniva, selezionava opportunamente e col senno di poi purtroppo decretava che alcuni pazienti mai più li avrebbe operati, perché dovevano avere caratteristiche particolari tali da potersi sottoporre all'intervento, ma il chirurgo notava anche come dietro il suo intervento vi fossero degli effetti collaterali, e le complicanze erano prevalentemente le perdite di aeree prolungate, che duravano addirittura in alcuni pazienti fino a 30 giorni, con un ricovero ospedaliero che era molto prolungato ed era appannaggio della maggior parte dei pazienti. Alcuni pazienti si complicavano con polmonite, con aritmie cardiache, in alcuni pazienti con particolare fragilità e con localizzazione di enfisema non ai lobi superiori, e si assisteva ad un incremento del rischio di morte. Ed è il motivo per il quale abbiamo cercato di scimmiottare o di imitare il chirurgo, riducendo i possibili effetti collaterali attraverso tecniche endoscopiche. E la dottoressa Paracchini ha sottolineato come un diaframma appiattito e non atteggiato a cupola, che è una delle caratteristiche tipiche del paziente affetto da enfisema, generi di per sé fatica respiratoria, oltre a essere inefficace per favorire a mo' di pompa l'andiriviene dell'aria nella fase inspiratoria ed espiratoria. La terapia con valvole in qualche modo impiantate correttamente nel lobo target, in quindi in modo selettiva, affloscano un lobo che non ci interessa perché non è capace degli scambi e perché sacrifica la bontà del lobo vicino, e in ogni caso, grazie alle valvole, e qui stiamo parlando eminentemente di queste, che sono diventate ormai un gold standard terapeutico approvato anche dalle linee guida internazionali, in ogni caso le valvole possono essere rimosse se non funzionanti. In realtà noi come gruppo non ci siamo solo occupati di valvole, e in alcuni pazienti particolarmente selezionati abbiamo utilizzato anche altri sistemi di riduzione di volume, le coils, anche se a fianco delle coils oggi indisponibili sul territorio nazionale e internazionalmente al di fuori di trial clinici, alcuni tentativi analoghi con lo stesso significato rispetto alle valvole sono stati fatti con le colle, con il vapore. Di queste evidentemente non siamo in grado questa sera di parlare. Le valvole permettono al muco e all'aria intrappolata di uscire, hanno un meccanismo che consente una unidirezionalità, e se partisse poi, e lo vedremo, il filmino che le riguarda, si vede come l'aria non sia in grado di andare ad alimentare il lobo trattato, e viceversa queste valvole favoriscano la fuoriuscita in fase ispiratoria dell'aria del lobo trattato insieme al muco. Allora, che cosa succede? Io direi, se possibile, a questo punto mandare la slide con il filmino. Se questo non è possibile, possiamo andare avanti. La valvola endobronchiale è un trattamento per l'enfisema grave.
quando la gestione medica da sola non è sufficiente. La valvola endobronchiale è un comprovato trattamento mini-invasivo, studiato per migliorare la respirazione, l'attività e la qualità della vita di pazienti con enfisema grave, a cui manca il respiro nonostante la terapia medica ottimale. La procedura della valvola viene effettuata in anestesia generale o sedazione cosciente, durante la quale si utilizzano un broncoscopio standard e un catetere di posizionamento flessibile per guidare le valvole nel lobo target e nelle vie aeree desiderate. Vengono impiantate più valvole per garantire l'occlusione di tutte le vie aeree che portano al lobo target del polmone. Le valvole possono essere posizionate a livello lobare, segmentale o subsegmentale in base all'anatomia delle vie aeree. Le valvole funzionano impedendo l'ingresso di aria nel lobo trattato durante l'inspirazione e consentono la fuoriuscita dell'aria intrappolata nel lobo durante l'espirazione, riducendo in tal modo il volume del lobo trattato. Se necessario, le valvole possono essere rimosse o sostituite. Dopo il trattamento, i lobi rimanenti possono espandersi maggiormente e la pressione sul diaframma diminuisce, migliorando la meccanica respiratoria e la funzione polmonare generale. I pazienti che rispondono al trattamento con la valvola spesso riscontrano un miglioramento significativo entro 45 giorni. Possiamo bloccare il video e andiamo alla slide successiva. Come procediamo? Il paziente viene ricoverato, il paziente viene sedato, intubato, collegato a un ventilatore e lo avete intuito dal filmato, dal cartoon. Attraverso con il broncoscopio si raggiunge il lobo target. Genericamente possiamo impiantare dalle 3 alle 5 valvole, eccezionalmente solo una valvola, ma dipende molto dall'anatomia del paziente. Il paziente va mantenuto in ospedalizzato per almeno 3-4 notti, viene trattato con terapia antibiotica, viene osservato, soprattutto per il rischio di uno degli effetti collaterali che, quand'anche si verificasse, non compromette o potrebbe non compromettere il buon risultato dell'impianto. Quali sono i pazienti candidati a riduzioni di volume mediante valvola? Pazienti che sicuramente hanno una diagnosi di BPCO confermata alla spirometria, con un'ostrizione severa delle vie aeree, quindi non al paziente lieve moderato, ma al paziente grave, e una dispnea intrattabile nonostante la terapia medica e riabilitativa di cui ha parlato la Paracchini, che noi facciamo sempre precedere prima dell'impianto. Il paziente candidato viene sottoposto a ulteriori accertamenti per determinare l'eligibilità del paziente stesso. I test che noi utilizziamo sono, oltre alla spirometria di cui si è parlato, sicuramente la TAC, con lo studio in particolare dei volumi intrappolati e della diffusione alveolo capillare, su queste cose eventualmente si può tornare, con un test di valutazione della BPCO, con un questionario che molti di voi conoscono, che sia espressione di una sofferenza a cagione della malattia, e con un test del cammino che si collochi con una resa da parte del paziente fra i 100 e i 400 metri. Questi criteri, che non sono assoluti, hanno fatto sì che noi sia trattato nel nostro centro anche pazienti non in grado di svolgere questo tipo di attività già in ossigenoterapia. Uno degli aspetti cruciali per trattare con valvole è l'assenza di ventilazione collaterale. L'assenza di ventilazione collaterale è una
prerequisito e viene studiata la ventilazione collaterale con uno strumento idoneo che si chiama CHARTIS, viene studiata a volte sull'ATAC, un ATAC acquisita in un certo modo, a volte con uno strumento in vivo, proprio per evitare che il trattamento di un lobo, e quindi la desufflazione di un lobo, non abbia attraverso la ventilazione collaterale la possibilità a questo lobo di riespandersi in modo tale da vanificare il trattamento. Quindi, per trattare un paziente con valvole, abbiamo bisogno, dopo uno studio attento, di valutare o meno la presenza di ventilazione collaterale. Questo è lo strumento che in vivo noi utilizziamo, sistema che consiste nell'introdurre un catetere attraverso il canale dell'endoscopio. L'assenza di ventilazione collaterale si coglie dalla deflessione di questa di questo istogramma, e solo così il nostro paziente opportunamente selezionato potrà andare incontro al trattamento. Abbiamo dei pazienti che quindi controindichiamo all'intervento per la non completa integrità delle scissure, quindi per la presenza di ventilazione collaterale, per l'assenza di caratteristiche di enfisema che rendono ragione chiaramente per l'intervento, pazienti che frequentemente hanno riacutizzazioni, le valvole a volte si impregnano di escreato che se infetto ne vanifica, e quel movimento che avete visto nel cartoon dove le due membrane per funzionare si devono necessariamente muovere. Se il paziente persiste nell'abitudine tabagica di fronte a un paziente che ha un'infezione in atto, pazienti allergici, questi francamente non ne abbiamo mai avuto da questo punto di vista, e per pazienti che abbiano un enfisema bolloso, per i quali altre strategie vanno cercate. Pertanto lo screening e poi il processo terapeutico che sta dietro è fatto di tanti momenti, di uno studio anamnestico, funzione respiratoria, TAC, di un'analisi particolare che viene fatta mediante densitometria dell'ATAC acquisita, dallo studio della presenza o meno di ventilazione collaterale, dal posizionamento infine delle valvole, e poi da tutto il follow-up che viene effettuato con un timing, con un tempo ben preciso per verificare o meno la bontà dei risultati. I risultati clinici che io in qualche modo tratteggio in questa slide, con un incremento della capacità di esercizio, della qualità della vita, del test del cammino dei 6 minuti e anche della sopravvivenza. Ci sono ormai delle segnalazioni anche a 10 anni che i pazienti che hanno avuto un buon trattamento, e per buon trattamento significa la completa esclusione di un lobo mediante le valvole, sopravvivono di più rispetto ai pazienti non trattati, con il miglioramento quindi dei test di funzionalità respiratoria e in particolare della dispnea, che voi sapete in qualche modo è un marcatore costante della disabilità di questi pazienti. Qui lo studio Liberate, per cercarne e citarne uno solo, che dimostra quanto in circa il 60% dei pazienti, 50-60% dei pazienti, ci sia un successo a fronte di alcune assenze di variazioni, quasi mai il nostro paziente peggiora dopo un trattamento con valvole. Profilo di sicurezza. Anche qui, e al pari di altre metodiche che vengono utilizzate, COILS, ma banalmente l'uso del broncoscopio nel paziente affetto da BPCO, alcuni effetti collaterali emergono. Quello che più ci preoccupa, ed è il motivo per cui la gestione del paziente è intraospedaliera nei primi 4-5 giorni, essendo il fenomeno
capace di verificarsi soprattutto in questo periodo è lo pneumotorace, la formazione quindi di aria nel cavo pleurico che schiaccia il polmone sede del trattamento. Altre complicanze sono la polmonite, la riacutizzazione della bronchite cronica, ma questo potrebbe essere banalmente in rapporto all'uso del broncoscopio, alla broncoscopia di per sé, un'insufficienza respiratoria che può peggiorare a ridosso dell'intervento, e poi abbiamo fenomeni di migrazioni di emofto e della valvola, tutte complicanze piccole o meno piccole che possono comunque essere gestite proprio per il concetto che le valvole possono essere comunque rimosse in caso di reazioni avverse. In conclusione, la riduzione di volume broncoscopica con le valvole endobronchiali, quelle che oggi sono diventate l'unica arma in mano all'endoscopista, posto che le coils non sono più disponibili sul mercato e le altre procedure, le colle e il vapore, sono e appartengono solo a studi clinici di fattibilità e non nella realtà pratica clinica di tutti i giorni, la riduzione quindi di volume broncoscopica con valvole è un'alternativa sicura e efficace all'intervento chirurgico. La selezione del paziente è fondamentale, ma un percorso di valutazione nel centro di trattamento può aiutare ad identificare correttamente chi può beneficiare della procedura. Si può considerare la valutazione di pazienti che, nonostante la terapia ottimale, presentino ancora una mancanza di respiro legate alla malattia da cui sono affetti. E con questo avrei finito la mia prima presentazione sulla riduzione di volume. Se ripartono le slide con la seconda... Quale? La rioplastica, allora. Non so se la Simona Barbaglia mi dice io direi di far vedere eventualmente il video. Bronchial rheoplasty is being developed to treat chronic bronchitis. In a minimally invasive procedure, a physician inserts a bronchoscope into the mouth and through the trachea to reach the target airways where the dysfunctional cells are located. The Galle catheter is delivered through the bronchoscope. When the electrode is in position, the physician activates it, applying high voltage, high frequency, non-thermal electrical energy to generate an electric field in the tissue. This causes defects in the cells and organelles, resulting in ablation of the diseased epithelium and submucosa. The cells break down and the debris is cleared by white blood cells. Because the energy is non-thermal, the basement membrane and extracellular matrix remain intact through the treatment. This scaffolding provides the support for new, healthy cells to rapidly regenerate, replacing the disease cell that caused the chronic bronchitis symptoms. The restored airways have fewer goblet cells, the cilia move freely, and chronic inflammation is absent. Much less mucus is produced, which improves airflow, reduces cough, and restores respiratory function. Questo video è in inglese perché non è stato ancora opportunamente tradotto, parlando di una metodica che non fa parte ancora della modalità approvata a livello internazionale in linee guida, ma è ancora oggetto di ulteriori studi, che è recente e di recente introduzione e della quale noi siamo, insieme a altri tre o quattro gruppi in Italia, praticamente padroni della metodica. La paracchini, ma anche nella mia presentazione, avete colto come possiamo considerare il paziente affetto da BPCO come un paziente prevalentemente dispnoico, e mi riferisco in particolare all'enfisematoso, ma accanto a questo ci sia anche il bronchitico cronico, paziente che ha tosse,
per 2 anni di fila, per 3 mesi di fila nei 2 anni, con possibilità di espellere o non espellere il catarro. Il paziente che a me interessa nella proposta della reoplastica, che andrò poi a spiegarvi, è una tipologia di paziente che produce in eccesso muco e catarro, spesso infetto, che riacutizza facilmente, la cui vita di relazione è proprio inficiata dalla quantità di catarro, per così dire, che è costretto a espellere all'esterno o a ingoiare forzatamente. E alla base della produzione del muco in eccesso c'è sicuramente un problema di infiammazione della via aerea, che riguarda eminentemente le cellule che naturalmente nel soggetto normale producono muco, sono le cellule caliciformi dell'epitelio, e le ghiandole sottomucose. Il mestiere normale della mucosa è quello, attraverso il battito ciliare e attraverso la produzione di muco, di allontanare le noxe, le sostanze nocive, polveri e altri inquinanti. Nel paziente affetto da bronchite cronica, patologicamente questo evento si manifesta in una incontrollabile spesso aumento della produzione, che neppure i farmaci e neppure gli atteggiamenti di fisiochinesiterapia prestati dai fisioterapisti sono in grado di controllare. L'idea era pertanto quella di poter trattare queste ghiandole e queste cellule con un'energia non elettrica, non termica, ad alti impulsi, nei due polmoni a distanza l'uno dall'altro di 30 giorni, in un paziente intubato e quindi anestetizzato, per spazzare via queste cellule e queste ghiandole. E posto che non si tratta di energia termica, e quindi questa energia non genera infiammazione e cicatrizzazione, favorire nel tempo una riepitelizzazione della mucosa. Con questa con i primi studi che oggi sono oggetto di uno studio internazionale su più grandi numeri, dimostrerebbero che cosa? La possibilità per il paziente di ridurre di gran lungo la produzione di catarro, la riduzione delle riacutizzazioni bronchitiche, il miglioramento della dispnea legato alle riacutizzazioni e comunque anche alla iperproduzione di catarro, con un vantaggio sulla qualità di vita e sulla qualità e sulle relazioni di gran lunga superiore rispetto a quello che i farmaci oggi sono in grado di fare. La tipologia quindi di paziente che se ne giova è sicuramente il fenotipo, il bronchitico cronico ipersecretivo, questo studiato evidentemente e opportunamente in un centro come il nostro, che per fortuna ha la possibilità di trattare questi pazienti facendoli confluire in un registro internazionale europeo, dalla cui esperienza e alla luce dei dati che in qualche modo riusciremo a produrre, potrà diventare poi eventualmente e accrescere quella cultura che farà sì che nell'ambito dei trattamenti non farmacologici questo possa assurgere allo stesso significato della riduzione di volume, per esempio con valvole. Mi spiace che l'ultima parte del mio discorso non sia stata suffragata da immagini che in maniera forte, oltre al video, avrebbero potuto dimostrare la bontà di questa tecnica, ma sono aperto alle vostre domande per eventualmente entrare nel dettaglio. Con questo vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, e io e Parachini siamo eventualmente disponibili qualora voi abbiate domande.
diciamo, mi è piaciuta molto la sua frase, la vita in movimento. E proprio per questo c'è una domanda, che è questa: mi hanno diagnosticato di recente una BPCO lieve, ho letto che è importante per noi pazienti mantenerci in movimento, ma chi può suggerirmi quali attività posso fare e quali no? Una nostra ascoltatrice ci chiede, per esempio, se può fare Pilates. Assolutamente sì. Ci sentite? Sì, assolutamente prego. Sì, Pilates, ma ogni altro tipo di attività, non tralasciando quelle che magari il paziente storicamente faceva, con delle attenzioni che sono innanzitutto la premedicazione con farmaci, se questa è necessaria, soprattutto se si tratta di una BPCO ancora lieve. E laddove con il clinico si può decidere quella frequenza respiratoria o quel livello di saturazione o di frequenza cardiaca che possono inficiare o impedire un corretto svolgimento dell'attività fisica. Ma va da sé che tutto quello che si può fare va fatto, parlandone evidentemente con il centro che segue il paziente, perché sicuramente ci sono dei pazienti nei quali il desiderio di tornare a fare è pericoloso entro certi limiti, nel senso che noi vediamo, per esempio, ma Elena Paracchini, che sicuramente più di me si occupa del follow-up di questi pazienti, vede pazienti che trascurano l'ossigeno in esercizio per ragioni che è inutile andare a sviscerare ulteriormente, compromettendo quindi una serie di parametri, facendo impazzire il cuore destro, ecco, tanto per citare in modo forte quello che può accadere in esercizio. Però laddove possibile l'attività fisica va sempre garantita. La muscolatura striata dei cingoli superiori e dei cingoli inferiori va assolutamente stimolata anche quando si sta seduti, pedalando, ciclette, pesetti, elastici, sollevamento, camminando laddove possibile, ma laddove non sia possibile nelle stagioni fredde trovare, come diceva Elena Paracchini giustamente, tutti quei piccoli attrezzi che mantengono la tonicità e il trofismo muscolare adeguato. C'è un'altra domanda: ho BPCO che si sta aggravando, vorrei iniziare un percorso riabilitativo ma purtroppo non riesco a prenotare con il fisioterapista, a suo avviso mi aiuterebbe in che modo? Quindi parliamo di riabilitazione, che magari c'è un po' di difficoltà a fare. Sì. Allora, le problematiche sono delle problematiche un po' su tutto il territorio nazionale. Purtroppo i centri di fisioterapia accreditati sono pochi, le palestre delle ASL sono strapiene e quindi i tempi di attesa sono lunghi, anche perché nel percorso di laurea del fisioterapista la fisioterapia respiratoria viene un po', diciamo, toccata di sguincio, e quindi non tutti i fisioterapisti hanno una preparazione sufficiente, ma alcuni soltanto teorica, per affrontare quello che è l'insegnamento che devono fornire al paziente per quanto riguarda la fisioterapia respiratoria. Anche noi abbiamo un po' di difficoltà, ma ci siamo attrezzati con alcuni nostri fisiatri, con i quali collaboriamo, i nostri fisiatri dell'ospedale, che ci aiutano nel prescrivere delle sedute di fisioterapia ambulatoriali. Certo, questo è possibile soltanto in pazienti che vivono qua a Novara, perché devono recarsi nella palestra di riferimento, che è qui in ambito ospedaliero. Per pazienti che arrivano più da lontano, quello che possiamo consigliare è vedere se trovano un centro riabilitativo pneumologico per fare lì delle sedute, per quanto lontane, perché capisco e ribadisco, la nostra struttura ospedaliera riceve pazienti che arrivano veramente da tanto lontano e che avrebbero difficoltà a venire a fare dei cicli riabilitativi. Bisogna cercare di trovare qualche struttura convenzionata sul nostro territorio, c'è la struttura di Veruno,
qualche cosa hanno come strutture nel, nel torinese, Villa Serena ad esempio, e purtroppo poco altro, ma è proprio un problema nazionale, un problema nazionale. In realtà sono degli esercizi che una volta impostati e fatti per le prime volte col fisioterapista adeguato, poi si possono anche fare al domicilio con dei controlli periodici, però non con la frequenza con cui si fanno altri tipi di trattamenti fisioterapici. Benissimo, abbiamo un'altra domanda che forse leggete anche voi qui, che è: chi mi deve prescrivere il test del cammino? Chi lo prescrive? Tendenzialmente è l'ambulatorio a cui afferisce il paziente. Nella valutazione completa del paziente affetto da BPCO, la spirometria, la saturazione, emogasanalisi se necessaria e la valutazione della capacità di esercizio attraverso il test del cammino sono appannaggio dello pneumologo prescrittore. Un test del cammino avulso da questa valutazione multidimensionale, funzionale, credo che abbia poco significato. Tendenzialmente il test del cammino fotografa un istante, la gravità di quel momento, e poi deve essere un test riprodotto e riproducibile nel tempo a venire, nel follow-up, per valutare lo scostamento rispetto alla resa iniziale, quindi sia in termini di peggioramento o di miglioramento. Direi che il test del cammino è meno importante, a meno che non si tratti di pazienti che hanno alcune caratteristiche, rispetto a tutto quello che dovremmo ancora fare in termini di ricerca di questi pazienti, farli emergere da questo terreno, ancora da questo sottobosco, da questa base dell'iceberg non ancora esplorata attraverso la spirometria. Ecco, io proporrei ed è il motivo per cui ci stiamo attivando anche per fare nella giornata del respiro, che faremo il 27 maggio, una spirometria diffusa gratuita che noi proponiamo a tutti i fumatori di quarantenni, per evitare che arrivino a 60-65 anni senza aver mai fatto un esame funzionale. C'è un'altra domanda, Mirella Di Menna: dottore, chiedo scusa se sono troppo inaderente, vorrei sapere, facendo la broncoscopia, se si possono togliere i noduli ai polmoni, grazie, siete molto gentili, la ringraziamo per la gentilezza. La mia risposta è: attualmente non siamo in grado, ci sono degli studi, dunque il nodulo da broncoscopisti noi lo preferiamo prima diagnosticarlo, e se da trattare preferiamo l'avulsione chirurgica o la radioterapia, che possono in qualche modo guarire il paziente o comunque ritardare la comparsa di metastasi, e mi riferisco in particolare alla radioterapia. Ci sono peraltro degli studi che utilizzano dei sistemi endoscopici dove con le microwave, quindi con gli ultrasuoni, e con tecniche a caldo e tecniche a freddo, in pazienti che non sono operabili, in pazienti per i quali siano già state fatte parecchie sedute di radioterapia con ricaduta di malattia nella sede già precedentemente irradiata, si sta pensando per questa via endoscopica, broncoscopica, di trattarli a freddo, a caldo. E questi sarà l'evoluzione delle tecniche endoscopiche e della possibilità di correttamente erogare a quel tessuto una quantità di energia che possa distruggere il nodulo senza alterare il tessuto circostante, con un tentativo da parte di chi sta lavorando a questo campo di sterilizzare efficacemente il campo tumorale. Eccomi, intervengo io perché il bello della diretta, Deborah è caduta e quindi non la riusciamo più a recuperare. Le domande che sono arrivate sono tante, direi che vista l'ora
possiamo dire a tutti i pazienti, insomma, a tutte le persone che ci hanno seguito, di inviarle all'indirizzo di posta dell'associazione Respiriamo Insieme, in modo tale che poi le possiamo dirottare a lei, il dottore, in modo tale che lei possa dare risposta corretta a tutte le domande, che davvero sono tante, le ho dovute fermare. Volevo ringraziare voi clinici che tutti i giorni vi occupate di questi pazienti, della loro complessità globale e comunque della loro vita dove la patologia ha avuto un grosso impatto. Volevo ringraziare anche Salvatore D'Antonio che è stato con noi in questa diretta e in qualche modo ringraziare tutte le persone che sono rimasti collegati finora per essere restati con noi. Quindi vi ringrazio tanto e per quanto ci riguarda lasciamo a tutti voi la possibilità di continuare a farci domande a cui poi noi faremo avere risposte. Buonasera a tutti, allora se è il momento dei saluti, grazie a Salvatore D'Antonio, grazie a Simona Barbaglia, a tutti gli ascoltatori. Non sentitevi né in imbarazzo né nel fare domande, sono sempre le risposte che sono spesso inadeguate alle domande che sono sempre meritevoli e necessarie per aiutarci a crescere, a cercare di starvi vicini, per cui saremo ben lieti, ricevendo queste domande, di rispondere alle stesse nella maniera in cui noi potremo per dare il nostro contributo. E vi auguriamo buona serata a nome mio, della dottoressa Elena Paracchini e anche da parte di tutto il nostro staff che dietro le quinte rende possibile il nostro lavoro su dei pazienti del tutto particolari, difficili e che però hanno bisogno di noi. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Buonasera. Grazie a tutti. Scusate i problemi tecnici, i ringraziamenti da parte della nostra presidente Simona Barbaglia, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito finora, grazie ai nostri relatori, buona serata. Grazie. Buona serata.